Ok. Siete tutti arte pubblica. Abbiamo voluto puntare sul protagonismo dei ragazzi e delle ragazze delle scuole medie e delle scuole superiori per rendere più bello uno spazio pubblico, uno spazio dove hanno sede i servizi del Comune di Milano, ma dove anche le associazioni possono trovare un punto di riferimento. Noi vogliamo far sentire protagoniste le persone di questa comunità, togliergli di dosso anche un po' di stigma che a volte rischia di aggravare la situazione e contribuire a dare l'idea che c'è l'interesse di tutti noi, il lavoro di tutti noi per promuovere il riscatto di questo quartiere, il riscatto delle persone e accompagnare i ragazzi e le ragazze a percorsi di inclusione aprendo opportunità. E la bellezza ovviamente è fondamentale, vivere in un posto di cui ci prendiamo cura, un posto bello ovviamente aiuta molto in questo senso, in questa direzione. Si parla tanto di lavoro, alternanza scuola-lavoro, ecco, questa è alternanza scuola-lavoro perché gli insegna l'organizzazione di un progetto. Questo murales Respect San Siro è anche nel nome, vuol dire il fatto che questi ragazzi vogliono vivere il loro quartiere ma rispettarlo. È un quartiere che è assurdo alle, diciamo, alla stampa e nelle varie notizie è sempre in maniera negativa, non è vero. I ragazzi e le ragazze sono stati protagonisti di un percorso di coprogettazione, cioè hanno immaginato anche in questo lavoro, quindi non sono stati considerati solo come beneficiari di un servizio o portatori di un bisogno a cui rispondere, sono stati considerati persone attive, persone capaci di fare un passo in avanti e loro rendere più bello il contesto in cui abitano, creare appartenenza, creare una diversa percezione della vita a San Siro, raccontare anche la ricchezza delle tante realtà presenti sul territorio ci sembra importante perché l'attenzione anche mediatica che si è sollevata su questo quartiere deve diventare un'occasione per fare meglio e fare di più, non invece per far sentire questo quartiere più difficile, più distante dalla realtà di quello che è, dalla realtà del resto della città. Quello che stiamo vedendo oggi è la prima parte del progetto che ha dato come esito la realizzazione del murale San Siro sulla palazzina del welfare, del quartiere, quindi la palazzina dove vengono ospitati i servizi sociali di San Siro. L'abbiamo dipinta insieme al collettivo Boa Mistura che è stato scelto a seguito di un lungo lavoro con le scuole del territorio che hanno raccontato per mesi i loro desideri, le loro fantasie, le loro immagini del futuro di questo quartiere e anche le loro paure e tutte le loro emozioni che provano vivendo qui. Gioia! Il loro ruolo è fondamentale, intanto sentirsi coinvolti in qualcosa, essere partecipi appunto e interessarsi e non lasciare che il quartiere vada un po' per conto suo, ecco. La loro partecipazione è fondamentale secondo me.